È sicuramente una tappa difficilissima, una delle più difficili del nostro giro. Sono 2500 metri di dislivello, non abbiamo salite lunghissime ma continue, quindi questa sarà davvero una tappa complicata, ma insomma abbiamo qualcosa che ci aiuta come l'assistita e una velocità davanti è limitata, quindi sicuramente insomma la faremo ad andatura adeguata. Come la vedi questa tappa? Che devo dirti? La vedo bene, la vedo bene, il tempo per adesso tiene, speriamo che tenga fino alla fine. Andremo in quota tre volte, l'ultima, la più alta, 1655, Campo Felice, ma già Ovindoli superiamo i 1300 metri, ci sarà da stare attenti al freddo, ma tappa lunga e c'è da alimentarsi, insomma ci sono tante insidie che cercheremo di superare. La tappa la vedo molto traditrice, perché quando pensano all'Abruzzo magari pensano al mare e alla montagna, qui è montagna piena, si arriverà con un arrivo veramente veramente quasi dolomitico, quindi è una cosa da vedere. E poi la maggiore difficoltà è rimanere in quota gli ultimi 40 km a una temperatura che è diversa da questa qua, quindi adesso vediamo tutta gente in maniche corte, ma su saranno sicuramente meno di 10 gradi. E quindi quello sarà una grande difficoltà anche per tutti i nostri partecipanti, insomma.